c'eravamo già orientati come ufficio della pastorale sociale del lavoro al pensiero di realizzare un laboratorio cinematografico sulla persona di Padre Marella. Questo perché già in passato, 2 anni fa ormai, in occasione di un anniversario importante per Giuseppe Fanin, il servo di Dio Giuseppe Fanin, grande figura di laico e di cristiano impegnato nel mondo del lavoro qui a Bologna, ci eravamo lanciati, allora eravamo nel passaggio con Don Matteo Prosperini, oggi direttore della Caritas, nel realizzare un film, un laboratorio cinematografico sulla vita di Fanin. Questo ci è piaciuto molto, ha creato un grande clima di collaborazione e di partecipazione con i giovani ed è stato per loro un'occasione molto preziosa per conoscere una persona, un personaggio importante che loro non conoscevano. Nell'essere coinvolti nella realizzazione del film come attori, aiuti registi, costumisti e quant'altro, sono stati messi a conoscenza e resi protagonisti di questa persona così importante. Allora ci siamo detti che questo poteva essere proprio un bel modo per coinvolgere i giovani all'interno della pastorale sociale del lavoro e quindi trovare altri personaggi. E abbiamo incominciato a pensare a Padre Marella quando è arrivato l'annuncio che veniva beatificato e abbiamo detto perfetto. Si tratta insomma di uno strumento un po' inedito, la direzione, la realizzazione di un film. Sì, sicuramente inedito, nel senso che vogliamo realizzare qualcosa di bello e ben fatto, pur avendo un budget non enorme, e proprio per questo poi dopo, a breve, nel giro di poco tempo, verrà anche aperta una campagna di raccolta fondi che potete trovare, di cui potete trovare le indicazioni sul sito della diocesi, nella pagina della Pastorale del Lavoro. E comunque, con un budget non tanto grande, abbiamo preso ugualmente un regista professionista, una troupe che filmerà professionista. Stiamo anche cercando un nome di un attore di professione importante, abbiamo qualche contatto, ma non mi posso sbottonare. E per il resto, invece, tutti gli altri, giovani, meno giovani, bambini, anche perché stanno impiegati dei bambini della diocesi. In questo modo, con un prodotto che immaginiamo intorno all'ora, un poco più, poco meno, riusciremo a raccontare la storia di Padre Marella in maniera immediata e fresca per tutti coloro che non conoscono molto di Padre Marella e che magari dopo vengono così invogliati a approfondire attraverso le tante pubblicazioni scritte che ci sono. Si tratta di uno strumento inedito che però, diciamo, coinvolge a più livelli anche altre strutture, altri uffici. Quali sono i prossimi passaggi? Allora, certamente è all'insegna della partecipazione perché l'ufficio per la pastorale sociale del lavoro non è un ufficio in curia che abbia dei dipendenti o delle persone, quindi tutto parte attraverso la commissione e la collaborazione. Quindi è molto bello, come è già successo precedentemente, quando la commissione ha preparato la visita del Papa all'incontro con la società civile di Bologna sul sagrato di San Petronio, ecco, dopo per il film di Giuseppe Fanin e in altre occasioni, è stato proprio molto bello vedere come varie anime della diocesi sono impegnate con me adesso a preparare. Abbiamo diverse persone che appartengono a movimenti, c'è CL, c'è l'Azione Cattolica, ci sono diverse persone che appartengono semplicemente a parrocchie, quindi al popolo di Dio. Nella commissione sono poi rappresentate tante altre realtà che ci daranno una mano. Quindi c'è già fin da adesso una collaborazione trasversale che fa nascere amicizie che magari una volta a livello ecclesiale potevano essere un po' inedite. Chi era Padre Marella? Beh, Padre Marella sicuramente è un personaggio che ha avuto una vita lunga, quindi ha attraversato tante epoche, e quindi ci sono tanti Padre Marella, anche se in realtà è sempre lui. Una parola mi è arrivata al cuore, alla testa, in maniera molto forte, leggendo, ed è la parola coscienza. Molti forse sanno che Padre Marella era chiamato la coscienza di Bologna, perché con il suo stare in mezzo alle strade di Bologna, in una Bologna ricca, benestante, anche culturalmente alta, con il suo cappello, richiamava la coscienza dei bolognesi al fatto che la condivisione fa parte del DNA, della nostra città, fa parte del DNA della società civile e ancora più,
cristiana. Ma coscienza, ho scoperto, non è solo la coscienza morale, l'appello a farsi carico di chi ha bisogno, ma anche un termine, un tema che attraversa tutta la sua vita e la sua esperienza.